Prego, questo è vostro. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere qui per questa conferenza stampa sulle violazioni della libertà religiosa in Cina, il caso emblematico delle persecuzioni contro le minoranze cristiane. Ringrazio innanzitutto l'onorevole Lacquaniti per averci permesso di organizzare la conferenza stampa, che è stata organizzata dal Centro Studi LIREC e dal Centro Studi CESNUR. E ringrazio anche gli onorevoli Rostellato e il senatore Malan per la presenza a questa conferenza, che dice quanto queste personalità siano attente al problema della libertà religiosa non soltanto in Italia ma nel mondo. Darei subito la parola all'onorevole Lacquaniti per un breve saluto e lo ringrazio ancora. Grazie dottoressa Di Marzio. È un piacere naturalmente rincontrare qui sia la dottoressa Di Marzio che il dottor Introvigne e per questa iniziativa, quest'altra iniziativa che abbiamo organizzato insieme all'IREC e al CESNUR per sensibilizzare sulla situazione che è attualmente in essere in Cina. Saluto la collega Rostellato, con cui naturalmente abbiamo una collaborazione avviata già da tempo. Ricordiamo la proposta di legge che è stata depositata 2 mesi fa e che sta per essere pubblicata finalmente anche sul sito della Camera, corredata di tutti i sottoscrittori. Ringrazio il senatore Malan. Io ho conosciuto la situazione dei cristiani in Cina grazie alla testimonianza diretta che ho ricevuto da alcuni di loro, che in occasione di un convegno che abbiamo organizzato, una delle tante iniziative che abbiamo organizzato sulla libertà di religione a Palazzo San Macuto, si sono avvicinati un giorno e mi hanno raccontato la loro storia. Poi li ho rincontrati a Brescia. E devo dire che sono rimasto colpito da quanto ho ascoltato. Erano i giorni in cui noi parlavamo e ci dovevamo occupare di un'altra situazione critica, quella dei testimoni di Geova in Russia. E la situazione, la mancanza di libertà di religione in Cina non è certo una cosa nuova, è una cosa che conosciamo bene, che sappiamo bene. La libertà di religione rientra nelle libertà e nei diritti fondamentali e come tale è sempre oggetto di violazioni da parte di tutti i paesi retti da governi autoritari di qualsiasi colore siano. Quindi abbiamo deciso di accettare questo invito che ci veniva fatto e, grazie alla particolare sede in cui ci troviamo, di cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica anche su quanto sta avvenendo in Cina, in particolare ai danni di questi cristiani evangelici cinesi. Quindi io molto volentieri ho accettato l'invito a organizzare questa iniziativa. Adesso io passerei la parola ai miei colleghi e l'occasione naturalmente è anche quella di fare gli auguri per le prossime festività, ma poi di darci appuntamento ad altre due iniziative che faremo ancora a tempo, a Camere probabilmente sciolte, faremo ancora a tempo a tenere in materia di libertà religiosa nel mese di gennaio. Grazie. Grazie all'onorevole Lacquaniti, do la parola subito all'onorevole Rostellato. Grazie, sì, io ringrazio l'onorevole Lacquaniti e la professoressa Di Marzio per l'invito, insomma la partecipazione di questo ulteriore momento, lo chiamerei proprio di approfondimento e di informazione, perché come dicevamo noi abbiamo lavorato sulla libertà religiosa in Italia, che è importante ma che già insomma è sicuramente diciamo, abbastanza garantita, si può fare ovviamente di più, però ci sono situazioni nel mondo che sono veramente estremamente
estremamente complicate, abbiamo visto appunto i testimoni di Geova in Russia e questo caso appunto dei cristiani in Cina. Quindi io credo sia molto importante per noi rappresentanti politici italiani di farci carico, anche di far sapere che queste cose avvengono, perché non devono assolutamente essere taciute e anzi è necessario secondo me che noi come rappresentanti politici denunciamo queste situazioni, perché la libertà religiosa in tutti i paesi a mio parere deve essere garantita e noi dobbiamo assolutamente farcene carico. Quindi volentieri ho accettato insomma di essere presente oggi e volentieri ascolterò anche le testimonianze dei perseguitati, li chiamerei proprio religiosi. Grazie. Grazie all'onorevole Rostellato. Se il senatore Malan vuol dire qualcosa. Sì, grazie. Io voglio ringraziare l'onorevole Lacquaniti, Raffaella Di Marzio e l'onorevole Rostellato per questa e per le altre occasioni di riflessione, di approfondimento sulla questione della libertà religiosa. Io condivido in particolare un aspetto di mettere insieme le cose che riguardano la libertà religiosa in Italia, che va sempre tutelata e si deve sempre vegliare perché non venga ridotta, non venga infranta, in parallelo con la tutela di casi indubbiamente assai più pesanti, per i quali le questioni italiane diventerebbero solo dettagli, ma bisogna appunto stare attenti anche ai dettagli, che presentano delle situazioni molto più difficili. E credo che oggi sia un'occasione particolare. La Cina è il più popoloso paese del mondo, una grandissima potenza economica. Credo che sia giusto richiamare questo grande paese, che ha aspirazioni e ha una realtà di superpotenza, a sapere esserlo anche negli aspetti della libertà religiosa, perché una società che non permette ai propri cittadini di praticare in modo pacifico, senza alcun danno per le autorità e tantomeno per la società, anzi a mio parere con beneficio, non può essere una situazione accettabile. Oggi avremo delle testimonianze molto interessanti e grazie ancora per chi viene a darle e per voi che avete organizzato. Adesso sentiamo subito la relazione di Massimo Introvigne, sinicizzazione delle religioni e Jiao, io non so pronunciare bene, in Cina. Massimo 10 minuti, 15, perché poi dobbiamo vedere, speriamo riusciamo forse a vedere due video, forse. Sì, grazie. Ti do subito la parola. Io anzitutto presento un PowerPoint, ma poi a beneficio anche dei giornalisti, e questo purtroppo non c'è nel materiale perché l'abbiamo finita ieri, presento una ricerca fatta con un collega belga che dà delle cifre che riguardano l'Europa e i profughi della Chiesa di cui parlerò in Europa, dove sono accolti come profughi e dove no. Massimo, l'ho trovata la ricerca, ce l'hanno in cartella i giornalisti. Quella perché l'ha sì, pubblicata. Quella di Human Rights Without Frontiers. Potrei, sì, in realtà l'ho fatta io. Ah, benissimo. Allora la fonte è Massimo Introvigne, è l'ultima insieme che Willy Fotrei, sì. L'ho stampata pochi minuti prima. Perfetto, di uscire di casa. Ottimo. Sì. Allora, anzitutto un inquadramento di quello che succede in Cina, dove c'è stato il congresso del Partito Comunista Cinese, come sapete, da cui sono emerse in materia di religioni due parole d'ordine. La prima è sinicizzazione e la seconda è lotta contro quelli che sono chiamati Xie Zhao, e sono due parole da capire per inquadrare la situazione cinese e che vanno al di là del significato letterale. Perché, come ha spiegato lo stesso presidente cinese Xi, sinicizzazione non significa avere dirigenti cinesi. Sono gruppi che hanno dirigenti, quadri cinesi che hanno pochissimi collegamenti con l'estero ma che sono perseguitati. Sinicizzazione significa due cose, cioè consentire che i dirigenti non siano eletti ma nominati da fuori, dalle autorità del Partito Comunista e del governo, e inquadrare i propri scopi nei piani e dei progetti del partito e del governo. Se uno non fa così non è sinicizzato. Xie Zhao è un'espressione che talora viene tradotta dagli stessi cinesi come sette o sette malvagie o sette distruttive, per suscitare un po' la simpatia di chi non ama le sette neppure all'estero, ma questa traduzione è scorretta perché Xie Zhao è un'espressione che entra nella legge cinese all'epoca Ming. Significa insegnamenti eterodossi e le liste di questi insegnamenti religiosi vietati iniziano nel Settecento e sono liste politiche.
Il cristianesimo nel suo insieme è classificato come Siegiao nel 1725, poi arrivano le cannoniere nel 1840, inglesi e americane, nel 1842 esce dalla lista degli Siegiao, evidentemente senza avere cambiato le sue dottrine. Quindi questa politica di elencare alcuni gruppi sgraditi come Siegiao passa dall'impero alla Repubblica, dalla Repubblica al regime comunista. La definizione è molto vaga, l'ultima definizione del gennaio 2017, e identifica Siegiao come gruppi che diffondono fallacie superstiziose. Ma che cosa sia una fallacia superstiziosa e che cosa sia una dottrina religiosa è cosa molto difficile da definire. Da questo sistema escono tre categorie di religione in Cina: le religioni sinicizzate, tra cui la Chiesa patriottica cattolica o la Chiesa delle Tre Autonomie, che è la Chiesa unica protestante con dirigenti nominati dal governo; le religioni non sinicizzate, come la Chiesa cattolica clandestina o le house churches, le chiese domestiche protestanti, che vivono un'esistenza molto precaria, ogni tanto li arrestano, ogni tanto no, e i gruppi che sono nell'elenco degli Siegiao, di cui il Presidente ha detto che vanno estirpati come tumori. Fare parte di uno Siegiao, secondo l'articolo 300 del codice penale cinese, è di per sé un crimine. Se uno non commette nessun'altra infrazione, ma molto facile stampare letteratura non autorizzata, è già un'altra infrazione, la pena è da 3 a 7 anni. Il caso della Chiesa di Dio Onnipotente lo presentiamo perché è il più macroscopico per numero di arresti in Cina e per numero di profughi in Italia e in Europa. Sicuramente un nuovo movimento religioso, insegna che Dio Onnipotente si è incarnato in una persona vivente oggi, ed è percepito come un avversario del comunismo, perché considera comunismo una manifestazione del male e dell'apocalisse, anche se non propone nessuna rivoluzione violenta. Qui dico che il Partito Comunista Cinese e le sue articolazioni attribuiscono 3 milioni, in realtà la stima è stata rivista qualche giorno fa a 4 milioni. Io penso che i membri siano di meno, ma siccome è tutto clandestino sono difficili da contare. Gli arrestati dal 1995, secondo la Chiesa, sono 300.000. La cifra non è incredibile perché le stesse fonti ufficiali cinesi parlano spesso di migliaia di persone arrestate. Ci sono prove, secondo me, credibili di tortura e una trentina di morti in carcere in circostanze sospette. Io sono stato invitato dall'associazione Anti-Siegiao, che è un'articolazione del Partito Comunista Cinese, quest'anno due volte, a giugno a Zhengzhou, nelle Nan, e a settembre a Hong Kong, a partecipare a convegni contro la Chiesa di Dio Onnipotente, e come ha scritto la stampa cinese ci sono andato insieme a 4 colleghi americani con animo molto sgombro. Ho ricevuto un pacco di documenti, tutti i documenti su cui ho lavorato mi vengono dalle autorità cinesi, non dalla Chiesa di Dio Onnipotente, da cui ho concluso che i crimini di cui è accusata, almeno quelli di cui ho avuto documentazione, non sono inventati, ma sono stati commessi da altri gruppi. Caso più clamoroso, c'è stato un documentario della BBC che purtroppo attribuisce a questa chiesa l'efferato omicidio di una persona che aveva risposto male a dei missionari in un McDonald's del 2014, ma la documentazione che ho è chiarissima, cioè è un gruppo che fa riferimento nel nome a Dio Onnipotente, ma è un altro, la persona di Dio Onnipotente è un'altra, l'organizzazione è un'altra, i leader sono, quindi è un altro gruppo. Qui si vede, questa è la televisione ufficiale cinese che appunto ha riconosciuto il mio viaggio, la disponibilità a starvi a sentire. Mi dispiace per la cortesia dei cinesi, ma siamo arrivati a conclusioni diverse da quelle che forse loro si aspettavano. Allora, c'è un problema di persecuzione in Cina e c'è un problema di rifugiati, perché oltre 3.000 di queste persone dalla Cina sono riuscite a scappare,
e chiedono asilo politico. Voi trovate delle cifre, è uno studio che abbiamo completato insieme a Willy Fotré di Droit Humain Sans Frontières, ma ripeto, in realtà coautore dello studio sono anch'io, e da questo studio si vede che mentre in Canada il numero delle domande accolte è superiore al 90%, in Italia siamo al 10%, 20 domande accolte, 183 rifiutate. La situazione è ancora peggiore in Svizzera, perché la Svizzera forse è un paese più serio di noi, ma gli ordini di rimpatrio li eseguono, e ci sono già 8 persone che sono state rispedite in Cina, e una un paio di settimane fa, appena arrivata all'aeroporto, è stata immediatamente arrestata e non se ne hanno più notizie. Allora, a me pare che siamo di fronte ad una violazione macroscopica delle convenzioni internazionali in materia di rifugiati. L'Alto Commissariato ONU nel 2004 ha pubblicato delle direttive molto chiare sulla persecuzione religiosa, dove si dice che per ottenere lo statuto di rifugiati non bisogna provare di essere stati perseguitati personalmente, ma solo di avere un fondato timore di persecuzione. Ovviamente dai numeri e dal fatto che fare parte di uno sieggiao è un crimine per il codice penale, non è un problema di applicazione. Se uno fa parte di un movimento che è sulla lista degli sieggiao, e queste liste sono pubbliche, sono pubblicate dal governo cinese sui suoi siti internet, evidentemente ha un fondato timore di persecuzione. L'obiezione che è fatta anche in Italia è: ma non avete provato di essere stati perseguitati personalmente? Ma le direttive del 2004 delle Nazioni Unite ci dicono chiaramente che questa prova non è necessaria. Concludo dicendo che oggi abbiamo parlato della Chiesa di Dio Onnipotente, non solo perché in Italia ci sono dei rifugiati, alcuni dei quali sono presenti, ma perché è il caso con i numeri più alti, soprattutto in Europa. In tutta Europa ci sono 1754 domande di asilo, di cui solo 98 sono state accolte, 780 rifiutate, 156 con ordini di rimpatrio, soprattutto in Francia e in Svizzera. L'Italia almeno non li rimpatria, però il problema è un problema che riguarda molte altre formazioni religiose. Molti conoscono il caso del Falun Gong, che forse ha una struttura e un'organizzazione migliore anche dal punto di vista degli avvocati, quindi riesce a resistere ai tentativi di rimpatrio, ma riguarda anche religioni che non sono nella lista degli sieggiao, ma non essendo sinicizzate sono oggetto di persecuzione. Ecco, questa è un'introduzione generale. Per ragioni linguistiche, i nostri amici cinesi, che in parte sono qui, hanno preferito una testimonianza via video doppiata e che ora forse possiamo passare a farvi vedere. Intanto che Massimo Introvigna mette il video, volevo segnalare che nella cartella c'è una sitografia. Nella sitografia trovate anche il link a questo documento che ha citato adesso Massimo Introvigne. Quindi poi, con tutta calma, se volete approfondire le ricerche su questo fenomeno, avete molti siti da controllare. Mi chiamo Joan, ho 45 anni, sono un cristiano che fa parte della Chiesa di Dio Onnipotente e sono di nazionalità cinese. Ringrazio gli organizzatori per questa occasione che mi viene data di testimoniare la mia esperienza di repressione e persecuzione da parte del governo cinese. Mi sento molto onorato. Da quando ero piccolo ho sempre seguito mia madre nella fede in Gesù, partecipando agli incontri del movimento delle chiese domestiche. Da sempre gli agenti e i funzionari del partito di tanto in tanto facevano irruzione durante i nostri incontri. Ci hanno costretto ad aderire alla Chiesa delle Tre Autonomie, la Chiesa Protestante Unita fondata dal governo, minacciandoci di arresto se non avessimo obbedito.
Per questo ci siamo trovati costretti a fare i nostri incontri nel bosco e nel mezzo della notte. Questa era l'unica maniera per continuare a credere, anche se perseguitati dal governo. Nell'agosto del 2000 ho accettato il Vangelo della discesa del regno, aderendo alla Chiesa di Dio Onnipotente, accogliendolo e trasmettendolo poi ad amici e parenti. In quel periodo il numero di convertiti aumentava sempre di più e di conseguenza il capo del villaggio venne a casa ad ammonirmi. Il governo non permette che tu creda in Dio Onnipotente. Se continui a credere e a evangelizzare altri, verrà la polizia e ti arresterà. Un giorno di settembre del 2000 il capo del villaggio venne nuovamente ad ammonirmi e a minacciarmi per farmi smettere di seguire la mia fede. Altrimenti avrebbe fatto rapporto. Mia madre era molto preoccupata per me e mi consigliava di scappare da casa per andare a nascondermi in modo da non essere arrestato. In quel periodo il mio cuore era oppresso, i miei genitori erano anziani e guardando mia figlia di 6 anni e mio figlio ancora in allattamento con mia moglie, non potevo trattenere le lacrime e non riuscivo a immaginare di lasciare casa mia. Ma se fossi rimasto e mi avessero arrestato, avrei messo ancora più in pericolo i miei familiari. Dunque, potevo solo scappare. Anche dopo essere scappato di casa, non mi sentivo affatto al sicuro. Non importava dove fossi scappato, non sarei comunque riuscito a liberarmi della persecuzione del governo cinese. Nel giugno del 2005, mentre stavo predicando il Vangelo in un appartamento con il fratello Yang, 5 poliziotti ci circondarono. Disperato, mi buttai giù dal primo piano, ma 3 poliziotti mi inseguirono. Ma non era facile lasciare indietro i poliziotti. Il mio piede destro faceva un male insopportabile. In seguito andai all'ospedale, dove dopo la visita mi dissero che la caviglia era fratturata in modo scomposto. Il medico mi ingessò il piede, dopo 6 mesi di convalescenza iniziò a migliorare gradualmente. Il governo cinese, nel suo sforzo di arrestare i credenti della Chiesa di Dio Onnipotente, pubblicò diversi documenti e tappezzò i muri delle città con poster di propaganda contro i credenti, incitando anche i cittadini a segnalare i credenti e le loro attività in cambio di premi in denaro. Un giorno di dicembre del 2012 andai nella provincia del Jiangxi a portare la parola del Vangelo ai parenti di un fratello. Non erano trascorsi neanche 20 minuti che 4 poliziotti apparirono sulla scena e fecero finta di non arrestarmi. In realtà, a metà strada, nel buio, c'erano decine di furfanti chiamati dalla polizia che mi attaccarono. Ognuno di questi furfanti aveva in mano un bastone di legno, lungo più di 1 metro. In un attimo mi circondarono dicendo: "Come osi venire nella nostra cittadina ad evangelizzare? Oggi ti ammazziamo di botte." Mentre dicevano queste parole, mi picchiavano con le mazze di legno e mi tiravano calci. Mi ridussero la faccia a una maschera di sangue. Il mio corpo era a pezzi e alla fine svenni. E sentivo le loro voci offuscate che dicevano: "Qua abbiamo risolto la situazione, venite." In un attimo i poliziotti arrivarono e mi caricarono su una macchina. La gente all'interno mi tirò per i capelli e mi diede una sfilza di pugni sulle tempie. Mentre mi picchiava diceva: "Ti ammazzo di botte e dopo vediamo se crederai ancora." Ero stato picchiato al punto che il mio viso sembrava dovesse esplodere. Sentivo la morte davanti ai miei occhi. Potevo solo continuare a pregare. Arrivato alla stazione di polizia, iniziò subito l'interrogatorio, ma io per il male non riuscivo neanche a stare in piedi e caddi sul pavimento. Tutto il mio corpo tremava e dalla bocca usciva saliva. Mi portarono poi all'ufficio della contea, mentre mi facevano scendere dalla macchina e vedendomi a un passo dalla morte, mi lasciarono davanti al portone. Più tardi fu il fratello Chen che mi vide e mi portò all'ospedale per farmi curare. Dopo più di 1 anno di cure mi ripresi gradualmente, ma mi portai dietro i postumi della malattia e sono tuttora tormentato da forti mal di testa. Nel periodo in cui ero stato costretto a vivere lontano da casa, sentivo un'incredibile nostalgia dei miei familiari. Così un giorno, il 30 dicembre 2007, con il rischio di essere arrestato, decisi di tornare di nascosto a casa per rivedere la famiglia che avevo lasciato 7 anni prima.
Nel momento in cui aprì la porta di casa, mio padre mi guardò pieno di lacrime. Mia moglie, su un lato, si asciugava di nascosto le lacrime. I miei figli mi guardavano, ma non osavano chiamarmi papà. Davanti a questa scena, il mio cuore si spezzava. Per via delle ripercussioni del governo cinese, non ho avuto la possibilità di onorare i miei genitori, né di occuparmi di mia moglie al meglio e nemmeno di crescere quelle giovani creature che erano i miei figli. Oltre a ciò, i miei familiari hanno subito lo scherno e gli insulti della gente del villaggio. La mia famiglia ha sofferto momenti di incredibili dolori. Mia madre mi disse che, dopo che me ne ero andato, la polizia venne a fare una perquisizione della casa e per due volte la portarono all'ufficio di polizia per interrogarla e avere informazioni sul mio conto. Così, per prevenire il ritorno della polizia e il mio arresto, dopo qualche giorno a casa, fui costretto a scappare nuovamente. Dal 2013 al maggio 2015, in totale ho cambiato più di 30 abitazioni, ma ovunque andassi non c'era modo di evitare l'arresto o la persecuzione. In Cina nessun posto è sicuro per me. Per questo, nel 2015 sono scappato e sono venuto in Italia a chiedere la protezione del governo italiano. Mi rende felice di essere arrivato in Italia, un paese con una vera libertà religiosa. Allo stesso tempo però sono preoccupato e triste per tutti i credenti fedeli alla Chiesa di Dio Onnipotente che ancora sono in Cina e che sono bersaglio di persecuzione e arresti da parte della polizia. Il governo cinese non solo perseguita i credenti in Cina, ma sta anche allungando la sua oscura mano fuori dai suoi confini. Nel novembre 2017, infatti, sui media di diversi paesi come Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, il governo cinese ha attaccato ancora una volta la Chiesa di Dio Onnipotente. Spero davvero che questi fatti riguardanti la repressione del Partito Comunista Cinese contro la Chiesa di Dio Onnipotente siano compresi da chi si occupa dei problemi dei rifugiati in Italia. Chiediamo solo di essere accolti e di poter credere liberamente e pacificamente nel nostro Dio. Bene, abbiamo un'altra più breve testimonianza che speriamo di riuscire a farvi. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Chen Xin. Vengo dalla Cina. Sono un cristiano della Chiesa di Dio Onnipotente. Sono felice di avere l'occasione di raccontare a tutti la storia della persecuzione che ho sofferto in Cina. Nel giugno del 2003, mentre mi spostavo in motocicletta per evangelizzare, la polizia mi fermò per un controllo dei documenti. Vide il libro sacro della Chiesa di Dio Onnipotente e mi portò via. Chiese ai poliziotti perché mi stavano arrestando, visto che non avevo violato nessuna legge. Uno dei poliziotti mi urlò: "In Cina, essere credenti è appunto la violazione di una legge." Arrivati al posto di polizia, anche i membri dell'ufficio per la religione arrivarono per partecipare all'interrogatorio. Non ottennero da me nessuna informazione sulla chiesa, così mi tirarono uno schiaffo. Subito dopo un poliziotto grasso mi prese a calci e pugni. Arrivata la sera, un poliziotto venne da me e mi legò i due pollici insieme con una corda di canapa. Legò così stretto che mi faceva molto male e non chiusi occhio per tutta la notte. Il secondo giorno la corda aveva già scavato dei solchi profondi nella carne. I pollici erano neri e insensibili. La polizia mi ordinò di divaricare le braccia e le gambe. Dopo qualche minuto avevo la fronte sudata e mi mancavano le forze per sostenermi. Il poliziotto mi schiaffeggiò diverse volte, poi mi picchiò sulla testa usando un libro. Il mio viso era stato colpito fino a bruciare dal male. Sentivo un ronzio nelle orecchie. Poi chiesi di andare in bagno. Me lo proibirono e mi coprirono di insulti. Dopo essermi trattenuto per tanto tempo, quando la polizia mi portò in bagno non riuscivo a urinare. Il poliziotto mi costrinse a tornare nella stanza dell'interrogatorio, dove mi forzò a inginocchiarmi su una padella di soli 10 centimetri di diametro.
I bordi metallici del recipiente mi entravano nelle ginocchia, facendomi un male insopportabile. Dopo poco tempo caddi a terra, senza che l'interrogatorio fosse mai stato portato a termine, senza nessun tipo di processo legale. Il governo cinese mi condannò a un anno di lavori forzati, con l'accusa di aver violato l'articolo 300 del codice penale, usando un'organizzazione di Xie Zhao per minare l'attuazione della legge. Nell'agosto 2003 fui incarcerato nella struttura di rieducazione. Appena entrato nella prigione, i poliziotti iniziarono a istigare gli altri detenuti a tormentarmi. Sono stato costretto dai criminali della prigione a spogliarmi completamente e a mettermi a gambe e braccia divaricate, spalancando la bocca davanti a tutti. Poi quasi mi soffocarono, buttandomi un getto d'acqua continuo sul viso. In prigione i credenti sono considerati criminali politici, quindi del più basso livello. Sia i secondini, sia i prigionieri potevano maltrattarci e insultarci. All'interno della cosiddetta struttura di rieducazione si viveva una vita inumana. In 50 metri quadrati vivevano più di 70 persone. Le condizioni igieniche erano pessime. Ogni giorno dovevo fare 14 ore di lavori pesanti, ovviamente senza nessuna remunerazione. Ogni giorno si mangiava riso in bianco. Spesso dentro c'erano insetti e una zuppa di verdure senza un filo d'olio. Di conseguenza, durante il lavoro ero sempre stremato. I lavori pesantissimi, i maltrattamenti della polizia, le prepotenze degli altri prigionieri, con la fame, la mente e il corpo stremati, alla fine mi fecero ammalare. Il problema è che in prigione non si ha nessuna cura medica. Il prigioniero nel letto davanti a me aveva anche provato a suicidarsi. Nella mia vita successiva spesso mi ritornano in mente queste scene. Nella notte spesso pensavo alla mia famiglia, ai miei fratelli e sorelle e alle canzoni che cantavamo negli incontri della chiesa e mi chiedevo: riuscirò a continuare a vivere fino a rivedere i miei fratelli e le mie sorelle e anche i miei genitori? In questa sofferenza non mi restava che pregare Dio Onnipotente. Il passo delle parole di Dio che recitavo più spesso quando ero in prigione diceva: perciò, negli ultimi giorni, dovete rendere testimonianza a Dio. Non importa quanto sia grande la vostra sofferenza, dovreste continuare fino alla fine e persino fino al vostro ultimo respiro. Dovete ancora essere fedeli a Dio e lasciare tutto di buon grado a Dio. Solo questo è vero amore per Lui e una testimonianza forte ed eclatante. La parola di Dio mi diede fede e nuova forza, aiutandomi a superare il periodo di sofferenza e prigionia. Dopo il mio rilascio, la polizia si presentò a casa mia, facendo nuove domande e dicendomi che non era permesso continuare a fare parte della chiesa, altrimenti mi avrebbero arrestato di nuovo. Per nascondermi da un nuovo arresto da parte del governo e per la sicurezza dei miei familiari, non ebbi altra scelta che scappare, lasciando la mia casa. Nei 10 anni abbondanti in cui sono stato via di casa, per via dei continui controlli dei permessi di residenza da parte del governo e per via delle ricompense in denaro elargite a chi ci denuncia, che coinvolgono anche i comuni cittadini nella persecuzione dei credenti, ero costretto a cambiare casa molto spesso. Nel luglio 2015, fratello Xiu fu arrestato dalla polizia. Nel video di sorveglianza che avevano comparivo anche io. Sarei stato certamente arrestato di nuovo. Per disperazione, nel 2015 scappai per venire in Italia. In Cina si perseguitano i credenti e noi cristiani ci vediamo privati dei nostri diritti. Oggi l'Italia mi accetta temporaneamente,
in quanto persona perseguitata dal governo cinese. Spero che sempre più persone dotate di senso di giustizia seguano gli avvenimenti riguardanti la persecuzione dei fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente in Cina, in modo da aiutare i rifugiati religiosi ad essere accolti nei paesi di arrivo e che tutti noi possiamo finalmente godere della libertà religiosa. Grazie. Bene, faccio solo una postilla. Avete visto che al di là delle testimonianze c'è, come dire, una ricostruzione artistica. Uno dei fenomeni non tragici ma interessanti che ho studiato, a cui ho dedicato un articolo recente, è che dal 2014, sicuramente una conseguenza non voluta dal governo cinese, ma la diaspora in parecchi paesi del mondo della Chiesa di Dio Onnipotente ha portato a una fioritura artistica che riguarda la pittura, ma in particolare il cinema, sia un musical, sia un documentario con attori sulle persecuzioni hanno vinto dei premi negli Stati Uniti in festival cinematografici. Sicuramente, ecco, magari preferirebbero non essere stati perseguitati e non avere questa fioritura artistica all'estero, ma è una delle conseguenze della dispersione nel mondo dei fedeli di questo nuovo movimento religioso. Bene, siamo giunti alla conclusione di questa conferenza stampa. Volevo segnalare ai giornalisti che ci sono entrambe le trascrizioni delle testimonianze nella loro cartella. Poi volevo dire soltanto due parole. La situazione della Cina è una situazione molto diversa da quella della Russia, evidentemente, perché qui si tratta di fare la guerra. In Cina si fa la guerra a qualsiasi credenza, religione o, dal loro punto di vista, superstizione che potrebbe in qualche modo prendere il posto della ideologia del Partito Comunista. Quindi non è una questione di quale religione va bene e quale non va bene. Va bene solo quella che va bene al governo. In Russia la situazione che abbiamo visto è un pochino diversa. La seconda riflessione che ho fatto ascoltando queste testimonianze e conoscendo alcuni anche dei rifugiati è che, come sempre è avvenuto nella storia, di fatto la persecuzione dei fedeli non ottiene alcun risultato se non l'effetto esattamente opposto, perché c'è stata negli ultimi anni una fioritura straordinaria di chiese cristiane, chiese domestiche in Cina, esattamente nel momento in cui le persecuzioni aumentano. Nonostante questo la storia l'abbia insegnato oramai da millenni, i potenti di qualsiasi nazione, ma adesso parliamo della Cina, non hanno ancora imparato questa che è una verità essenziale. Non solo il cristianesimo non si estingue, ma come dice giustamente Massimo Introvigne, non solo per l'arte, ma diciamo anche loro sono venuti qui, sono in tutta Europa e continuano a diffondere il loro credo anche fuori dalla Cina. E questo mi sembra molto interessante perché è un'altra prova che quando non si vuole, non si impara dalla storia e si continua a ripetere gli stessi errori. Io spero che questa conferenza stampa e che i giornalisti presenti ne possano parlare serva anche alle nostre autorità, quando esaminano il caso di questi rifugiati in particolare, riflettano, prima di negare la possibilità a queste persone di rimanere in Italia, riflettano sulle possibili conseguenze di un diniego. Io lo spero e spero che tutti voi ci aiutiate a far conoscere questa realtà, che è una realtà veramente drammatica. Scusa Raffaella, forse 5 minuti o 10 per domande ce le abbiamo? Abbiamo 10 minuti, se qualcuno vuole chiedere. Sì, nel senso che abbiamo cominciato, non abbiamo ancora dei dati, ma per me il caso più interessante è che ci sono domande di asilo negli Stati Uniti, soprattutto perché lì hanno molti correligionari, ma qualcuna, siamo nell'ordine delle decine però, anche in Europa, di religioni che non sono nella lista Xiejiao, che comprende per esempio la Chiesa dell'Unificazione del Reverendo Moon,
e una chiesa grande che è la chiesa locale di Witness Lee, questi entrano ed escono dalla lista, ma quando sono nella lista sono esattamente nella stessa situazione. Ma per me il caso interessante è che ci sono domande di asilo di chiese che non sono nella lista di Xie Zhao, in genere fanno parte della costellazione delle chiese domestiche, quindi non sono considerate, diciamo, sette, ma sono considerate non sinicizzate. E perché rifiutano di avere pastori nominati dal governo, e quindi anche questi vivono un'esistenza. Io devo dire, stando in Cina mi sono reso conto che visitando la Cina, che il governo è assolutamente imprevedibile, ma diciamo proprio Sandro Magister lo ha documentato in servizi sulla Chiesa Cattolica clandestina. Cioè per mesi magari non succede niente, poi c'è un'ondata di repressione, qualcuno sparisce e non riappare più. E poi di nuovo c'è... Qui ho l'impressione che anche i grandi specialisti che ci sono nelle grandi chiese, e di nuovo ringrazio Sandro Magister per averlo documentato, qualche volta non sappiano che pesci pigliare, perché anche nel rapporto col Vaticano... c'è questo continuo stop and go, qualche volta sembra che ci siano delle grandi aperture, ma proprio nel momento delle aperture parla uno dei leader del Partito Comunista Cinese, c'è un'altra ondata di arresti. Quindi questa imprevedibilità naturalmente rende la situazione dei credenti non sinicizzati della seconda categoria piuttosto precaria. Gli unici tranquilli dopo la rivoluzione culturale, in cui furono perseguitati anche loro, ma è storia di molti anni fa, sono quelli della prima categoria. Devo dire che visitando la Cina, tra i credenti sinicizzanti ci sono persone che veramente vanno nelle chiese del governo per pregare, non sono sicuramente tutti degli opportunisti, ma devo dire diversa è la situazione dei pastori, ecco, che danno invece l'impressione di essere effettivamente degli agenti del governo più che dei veri pastori cristiani. Ma sicuramente sì, e con l'entrata in vigore della prossima legge sulla religione, che dovrebbe entrare in vigore nel febbraio 2018, la situazione, devo dire, tutti gli specialisti cinesi e stranieri prevedono che peggiori, non che migliori, perché ci sarà un'ulteriore stretta anche sulla categoria numero 2. La 3, diciamo, sono 300 anni che chi è nella lista degli Xie Zhao fa una brutta fine. Ma anche la categoria 2, non Xie Zhao, ma non sinicizzati, ci saranno probabilmente delle ondate di repressione più frequenti con la nuova legge che non con la legge precedente, il che dimostra, cari deputati e senatori, che si può fare di peggio che non fare una legge come in Italia, cioè si possono fare delle leggi peggiorative rispetto alla situazione precedente. Volevo aggiungere, rispetto a questo caso in particolare, che nel caso della Chiesa di Dio Onnipotente c'è stata un'azione diretta del governo per mettere questa chiesa contro tutte le altre chiese e farla apparire veramente un'organizzazione criminale, quindi attribuendole un reato gravissimo che non hanno commesso. Questo problema delle chiese domestiche e anche della competizione tra di loro che c'è, per cui l'una magari accusa l'altra di essere setta, in questo caso viene usato dal Partito Comunista Cinese per procacciarsi qualcuno che poi fa la spia contro la setta criminale. E questo è terribile, però è anche interessante perché si vede come in generale la nozione di setta possa essere attribuita a chiunque, e se questo fa comodo a un potere politico o a un governo, il governo usa anche questo per mettere le chiese l'una contro l'altra. Questo mi sembrava importante dirlo. Bene, se non ci sono altre domande, noi dobbiamo chiudere assolutamente tra 3-4 minuti, però forse per una domanda o se c'è un intervento del senatore. Ecco, benissimo. Una domanda al professor Introvigne. Io ho letto, ma tu sei stato lì per cui hai le cose, che la differenza fra, dal punto di vista dottrinale, poi dal punto di vista strutturale sappiamo benissimo che i capi delle chiese sinicizzate sono nominati, sono funzionari governativi. Dal punto di vista del contenuto, le chiese cristiane sinicizzate dicono che Gesù era un
saggio signore, ma una sorta di filosofo, nulla di più, e non già il Salvatore, non già l'incarnazione divina. È questa la differenza? Questo è una si cosa... trova nelle chiese sinicizzate protestanti. In verità la Chiesa Cattolica Patriottica ufficialmente mantiene le dottrine teologiche fondamentali della Chiesa Cattolica Romana. Poi che tutti i vescovi nominati dal partito, alcuni dei quali anche di costumi personali discutibili, ci credano è un'altra questione. Però devo dire, siccome ho fatto delle considerazioni molto negative sulla Cina, e ripeto, me ne scuso con chi mi ha invitato lì, ma però poi devo dire, una delle cose più curiose è che quando siamo arrivati lì ci hanno detto: vedete, non è necessario che parliate con i nostri giornalisti perché gli articoli sulla vostra visita sono già scritti. Ma questo nel momento in cui siamo arrivati all'aeroporto, per cui poi abbiamo letto che eravamo arrivati con idee sbagliate ma che sono state corrette, ma non è proprio così. E devo dire, se voglio spezzare una lancia a favore, è che l'idea che mi sono fatto è che mentre i dirigenti lasciano un'impressione di forte ambiguità, per dire il meno, delle chiese sinicizzate, molti fedeli che vanno in chiesa, dove cantano, pregano, mi sembrano dei veri fedeli, cioè non dei figuranti, come si dice avvenga in Corea del Nord, no? Dove c'è una sola chiesa aperta, ma pare che siano attori, non veri fedeli cristiani. Lì mi sembrano dei fedeli veri, i quali magari sono meno eroici di quelli delle chiese clandestine, quindi vogliono andare a pregare senza avere grane, però quello che arriva nella Chiesa Cattolica Patriottica con la candela vuol proprio mettere la candela, non l'ha pagato il partito, anche perché qualche volta siamo arrivati a sorpresa, quindi non sapevano che ci fossero dei visitatori stranieri, anzi erano molto interessati a fargli loro delle fotografie allo straniero, che soprattutto perché abbiamo girato anche in zone rurali, che non avevamo forse mai visto uno straniero. Quindi la mia impressione è che i fedeli siano veri e che i dirigenti, non so, i pastori, i preti, qualche volta non sono tanto veri nelle chiese sinicizzate. E il fatto che anche dove c'è solo la chiesa sinicizzata il fedele ci vada è molto interessante, perché mostra che comunque c'è una forte domanda di religione nel popolo cinese che non si riesce a reprimere. No, la formula sinicizzazione, di nuovo su questo padre Bernardo Cervellera peraltro ha scritto delle cose interessanti, era una vecchia formula dei primi del Novecento che era usata dai nazionalisti e che è stata resuscitata soprattutto dall'attuale presidente, che vuole sinicizzare tutto, soprattutto vorrebbe sinicizzare Hong Kong, che in questi giorni è una cosa molto all'ordine del giorno. Però, di nuovo, sinicizzare, e su questo sono d'accordo con padre Bernardo Cervellera, è una parola che non deve ingannare, perché sinicizzare nel pensiero dei nazionalisti del Novecento voleva dire: non vogliamo dirigenti stranieri nelle nostre fabbriche, anche nelle nostre religioni, vogliamo dei dirigenti cinesi. Ma usata dall'attuale presidente significa una cosa lievemente diversa, cioè vogliamo dirigenti del Partito Comunista Cinese. Perché nei libri di studiosi occidentali che la descrivono non c'è niente di più cinese della Chiesa di Dio Onnipotente, cioè i fondatori sono cinesi, è un fenomeno impossibile da capire se non affondando le radici nella storia del cristianesimo e anche delle nuove religioni cinesi, cioè non ci sono dirigenti stranieri. C'è anche poca letteratura in lingua, quindi è la cosa più cinese che ci sia, però è considerata non sinicizzata, perché i dirigenti, benché cinesi, non sono funzionali alle strategie del Partito Comunista e non sono membri del Partito Comunista. Quindi sinicizzata è vero che è una parola che c'era nel nazionalismo di Sun Yat-sen, ma aveva un significato diverso. Bene, la mia impressione è che il Partito Comunista non riuscirà a sinicizzare proprio nulla, perché questi credenti che io ho conosciuto sono persone del tutto indipendenti, con un pensiero loro e una fede immensa alla quale non rinunciano neanche con la prigione, le torture e i ricatti. Quindi io non credo che avrà successo tutto questo e mi auguro che non avrà mai successo.
Vi ringrazio tutti per la partecipazione e speriamo di vederci per occasioni non di persecuzioni, ma di valorizzazione dei diritti umani. Grazie a tutti, arrivederci. Buon Natale a tutti.